Allora, io credo che a questo punto l'incontro si possa concludere. Allora, intanto, in qualche modo, sottolineiamo che laddove la struttura ha mancato, ad esempio, di inviare le osservazioni a alcuni soggetti del partenariato, questa cosa è stata l'esito di una fretta e di una necessità di avviare le cose, ma non di escludere nessuno, perché siamo anche consapevoli che in questa rete di soggetti che partecipano al partenariato c'è poi la possibilità o di rivolgersi direttamente a noi per chiederla o eventualmente anche attraverso le organizzazioni. Questo incontro suscita insomma la nostra soddisfazione perché è stato partecipato e perché abbiamo creduto, anche se abbiamo concentrato l'attenzione su quelle che sono le parti che manderemo prossimamente a Bruxelles, gli stimoli ci sono stati e le occasioni per continuare a confrontarsi permarranno. Voi sapete che al di là della ufficialità degli incontri, la struttura è sempre presente e a disposizione per approfondire ogni vostra necessità ed esigenza. La durata temporale che ci prevediamo non è probabilmente quella accennata oggi all'inizio dall'assessore del 15 di aprile, ma pensiamo che proprio perché si parla insomma delle elezioni verso la fine di maggio avremo a disposizione forse qualche giorno in più per la ragione che vi ho detto che comunque il programma può essere approvato come atto indifferibile. Quindi, creeremo nuove occasioni di incontro e sicuramente prima della stesura definitiva, che andrà poi alla discussione del Consiglio, avremo cura di ricostituire un altro breve incontro di partenariato per presentare a tutti l'esito di questo lavoro di continua interlocuzione durante il negoziato. Grazie e alla prossima occasione.